Luigi Cavaleri e Marco Baio. Il tema ovviamente è un tema di immenso interesse. Come sapete, questa serie di incontri promossi da Humanities and Social Change, da Research Institute for Digital and Cultural Heritage, nomi sempre lunghi, dal Centro per Digital and Public Humanities di Venezia, è una serie sull'acqua e le humanities, ma ovviamente è difficile parlare dell'acqua senza parlare anche con gli scienziati. E abbiamo avuto già occasione di incontro, come ad esempio quando Pietro ci ha raccontato degli incroci fra vita civile, governance della laguna e la nascente scienza idraulica. E ovviamente questa è una grandissima occasione per noi per di nuovo immergerci in un dialogo con la scienza. Il tema è molto legato ai noi, a esperienze, a ferite recenti e quindi ai floodings dell'ottobre 2018 e del novembre 2019. Ho pregato i nostri relatori di seguire un approccio comunque non troppo formale, in modo che possiamo un po' tutti apprezzare ciò che c'è talora dietro le equazioni e di poter quindi godere pienamente della cosa. Come sapete, l'incontro verrà registrato, quindi se non volete essere registrati, tenete l'oscuro sulla vostra immagine. E inoltre pregherei, come al solito, chi non è coinvolto nella presentazione o non fa domande o non vuole intervenire, di tenere i microfoni spenti per evitare risonanze di ogni tipo e altri incidenti acustici che ogni tanto accadono. Cos'altro dire? Come al solito, la chat è un prezioso strumento per interloquire, mandare domande, segnali, segnalare talora bibliografie, qualunque cosa vogliate, ma naturalmente anche per segnalare la vostra intenzione di fare domande e di intervenire. Lascio quindi direttamente la parola a Luigi. Come sempre, ho già avuto altre occasioni di sentirlo all'ISMAR. E devo dire che è sempre un grandissimo piacere di sentirlo. Quindi, Luigi, a Grazie, te, la troppi parola. complimenti, non vorrei che dopo fosse una delusione. Ah, non lo Comunque, so. no, allora, mettiamo subito. Prima di tutto, va bene, per quanto siamo io e Marco Baio che presentiamo, è chiaro che tutto quello che vedrete non è il nostro prodotto, ma come ho scritto sotto, è proprio il team oceanografico di SMAR, che evidentemente. La mia specialità sono soprattutto le onde, Marco parla più delle acque alte, soprattutto della modellistica. A me piace molto parlare di fronte alle persone, cosa che non è possibile oggi, ma in maniera estremamente informale, quindi chi voglia fare domande ogni tanto o se c'è una cosa può interrompermi in qualsiasi momento. Io parlerò per circa 40 minuti, tre quarti d'ora e Marco per l'altro quarto d'ora che rimane. Allora, parliamo delle acque alte a Venezia, parliamo della fisica, di cosa è successo, della storia e delle previsioni. Allora, cominciamo con una bella immagine notturna. Ovviamente dall'albero a sinistra vedete che è natalizia. E mi piace molto fare foto di notte. E qualche anno fa c'è stata una situazione particolare, per cui l'oscillazione dell'Adriatico portava all'innalzamento dell'acqua a Venezia, assieme alla marea astronomica, di notte. Ha fatto acqua alta per 5-6 notti di seguito. Nel mattino ho messo la sveglia alle 3 e sono andato a farmi la mia fotografia nella solitudine. Comunque, adesso allora parliamo delle due acque alte del 29, dell'ottobre 18 e del novembre 19. Cominciamo con quella del 18 e vediamo esattamente, eccolo qua. Questa c'è una bella immagine fatta proprio fra l'altro da Angela Pomaro, che è lei che ci ascolta, la riconosce al volo. Vediamo se riesco. Si vede il cursore mentre lo faccio correre? Sì, forse Va non bene. ti Va rispondo. bene, allora Vedo io. c'era la classica bassa pressione generale del Mediterraneo. Tipica dell'autunno, il conseguente lettera C, lo scirocco sull'Adriatico e una piccola depressione molto violenta. Abbiamo indicato il percorso con A,
che si chiama, ha fatto un nome molto difficile a sentirlo, ciclogenesi esplosiva. È stata una ciclogenesi, una genesi di un piccolo ciclone molto violento, esplosiva perché si approfondisce molto rapidamente. E questa qui, che ha fatto disastri Santa Margherita Ligure, Rapallo nel Golfo di Genova, ha fatto un'altra cosa, quello che qui indico con D, ha fatto poi un flusso di vento violentissimo che, combinato con lo scirocco, è quello che poi ha fatto tutti i disastri sulle Dolomiti, abbattendo 100.000 alberi o un milione di alberi, in numeri vari, ma è stata una strage. Bene, qui vediamo l'evoluzione della tempesta. Le quattro immagini A, B, C e D sono rispettivamente alle 6, alle 12, alle 18 e alla mezzanotte del giorno successivo. Vediamo nella prima, un po' a sinistra, spero che si veda il cursore, la genesi della ciclogenesi esplosiva, che poi nella B è risalita a sinistra della Sardegna, poi alle 18 si è portata su Genova. Vedete il flusso molto violento di vento da ovest, i colori rappresentano intensità ovviamente, e a mezzanotte era già tutto passato. Ripeto l'immagine di prima perché tenete conto che di solito queste presentazioni sono a un livello, diciamo, internazionale, in varie parti del mondo o con ascoltatori da varie parti del mondo, quindi bisogna sempre precisare dove siamo come geografia. Adesso noi zoomiamo, andiamo a vedere un momentino la situazione sull'Adriatico e poi andiamo a vedere la laguna di Venezia, perché ovviamente noi ci focalizzeremo lì. Su queste tre immagini, wind, wave e surge, rappresentiamo rispettivamente la distribuzione del vento, dell'altezza dell'onda e dell'altezza dell'acqua alta, chiamiamola così, nell'Adriatico, esattamente alle 6 di sera del 29 ottobre. Allora, nell'immagine di sinistra di vento si vede chiaramente il vento da scirocco, le frecce indicano chiaramente la direzione e i colori indicano l'intensità. Guardate che qui stiamo parlando di 28 metri al secondo. 28 metri al secondo sono 100 km l'ora e più. Quindi, diciamo, ecco, era una bella grande mareggiata. Queste sono le altezze d'onda nell'immagine centrale, la B, nell'Adriatico. E l'Adriatico, per chi non ci navighi o vada solo d'estate, è un mare molto più violento di quello che ci si aspetti. Per quanto i nordici ci chiamino un paese esotico, le mareggiate del Mediterraneo e anche l'Adriatico non sono trascurabili. Il 29 ottobre le nostre stime sono che abbiamo raggiunto gli 8 metri di significativa. Vi chiarisco subito cos'è. E più un po' meno a Venezia per certe ragioni. Significativa significa che è l'altezza d'onda che si giudica a occhio guardando il mare. Significa anche che nell'arco di due o tre ore passano onde che sono tipicamente il doppio. Quindi lì in questo caso avevamo onde anche sui 14-15 metri. L'immagine di destra invece dà la distribuzione surge, cioè innalzamento del mare. E la cosa particolare che sfugge a chi non guardi queste mappe nel suo complesso è che, per certe ragioni che possiamo anche spiegare, l'innalzamento è massimo proprio sotto costa. È come il mare spingesse violentemente l'acqua verso nord-ovest, lo scirocco ovviamente, e questo accumulo si proprio esaltasse sotto costa. E infatti è così, è uno dei problemi che abbiamo a Venezia, è proprio lì. Eccoci qua, qui siamo davanti alla laguna, ovviamente a sinistra abbiamo la laguna, lunga 50 km, larga 10, le tre bocche di Porto, Lido, Malamocco e Chioggia, e quella che è la posizione della torre, della piattaforma acqua alta, che vedete sulla destra. Eccolo qua. Allora, nella piattaforma noi facciamo un mucchio di misure, ovviamente, si misura tutto il misurabile,
E ovviamente abbiamo anche, scusate la parola, i modelli, questa parola un po' fantascientifica, questi metodi fisico-matematici che poi si scrivono delle equazioni, si risolvono col calcolatore, che permettono di fare delle previsioni o dei calcoli sulla mareggiata. Allora, nel caso presente, in questo diagramma, la linea continua nera, qui sotto c'è dal 0 a 24 il giorno 29 ottobre, eccolo qui, e mentre l'altra è la prima metà del giorno successivo, e con la linea nera vedete l'evoluzione della velocità del vento della mareggiata. Si vede subito che il massimo, il picco, che siamo a circa 22 metri, 23 metri al secondo, 24, questo misurato in piattaforma, è avvenuto alle 18, alle 6 di sera. Ovviamente parliamo sempre di ora di cosiddetta di Greenwich, quella che adesso si chiama UTC. Ovviamente i puntini rappresentano le misure. Tenete conto che il vento è estremamente più variabile di quello che possa essere un modello delle raffiche avanti e indietro, per cui i puntini, ma vedete che il calcolo è molto buono. Tant'è vero che il calcolo delle onde, che è nella riga azzurrina in basso, questa qui, eccolo qui, il massimo, lo vediamo alle 18, siamo circa sui 6 metri di altezza significativa. Questo corrisponde a onde di 11-12 metri. Quello che invece sono i puntini neri, verdi o rossi, scusate, sono daltonico, però certamente vedo che è un colore diverso, è la previsione per l'acqua alta, che anche qui previsione e puntini sono dati molto d'accordo. Ottimo. Andiamo su un punto molto tranquillo, molto delicato, cioè la fortuna di cui si parlava prima, che abbiamo avuto il 29 ottobre. Allora, qui cosa rappresentiamo? La linea continua, ondeggiante, semplice, è la marea astronomica, molto regolare. La linea azzurrina, invece, rappresenta quello che era la previsione del modello e la tratteggiata, quello che poi è successo, per l'innalzamento cosiddetto meteorologico, cioè quel contributo del vento. Allora, vedete subito la fortuna che abbiamo avuto quella volta lì, dove il picco del contributo meteorologico è avvenuto esattamente in funzione del punto più basso della marea astronomica. Vero che il picco della marea risultante, eccolo qui con la linea continua, è praticamente a mezzogiorno. La domanda è: cosa sarebbe successo se il vento avesse anticipato di qualche ora? Beh, lo possiamo vedere in una maniera. Il diagramma che vedete adesso è lo stesso di prima, con una grafica leggermente diversa. Questa è della linea ondulante, sempre la marea astronomica, quella colorata è il contributo meteorologico, ovvero sia quello dovuto al vento, la linea azzurra è la somma delle due, ed è esattamente come abbiamo visto prima. Adesso non faccio altro che spostare di ora in ora, anticipando la marea meteorologica, e vediamo cosa avrebbe potuto succedere se tutto fosse successo un po' prima. Qui torno indietro di un'ora alla volta. Guardate, eccolo qua. Questo o 6 o 8 ore prima, se la marea meteorologica, che è questa linea tratteggiata, fosse coinciso con la marea astronomica, saremmo arrivati a 2 metri di marea. Questa è stata la fortuna che abbiamo avuto il 29 ottobre. Un altro fatto che non è chiaro, finché non si misura in mare, è il fatto che le onde hanno il loro contributo all'acqua alta. Tant'è vero che rispetto, questa è l'altezza d'onda misurata sulla piattaforma, eccoci qua, quasi a 6 metri, col picco alle 18, queste due righe abbastanza vicine, la linea continua è la marea misurata in piattaforma, la linea tratteggiata nera vicina è la marea misurata al lido. La linea azzurrina tratteggiata è questa differenza moltiplicata per 10 per renderla. In pratica c'erano 25-30 centimetri di marea più alta al lido che non in piattaforma. Questa è stata una scoperta di molti anni fa,
questa è la piattaforma di oggi e guardate i due piani che ci sono qui e questo ripiano che attualmente è a 9 metri dall'acqua. Tra l'altro, se ci sono domande fatele pure tranquillamente, io continuo ma non ho problemi a interrompermi. Allora, questa è la piattaforma di quella volta, di questa come adesso, ed è questa la piattaforma come era fino a 3 anni fa, in cui la nostra Angela si è data da fare per cambiarla. Vi faccio vedere quella nuova, eccola qua. Allora, questa è la piattaforma fino a 3 anni fa. Questo ripiano è a 7 metri dall'acqua, questo a 9. Bene, adesso guardatela bene, perché la prossima diapositiva vi faccio vedere la piattaforma, questo piano qui, dopo la mareggiata del 79. Voilà, eccola qua. Questo è come era ridotto il secondo piano della piattaforma dopo la mareggiata del 22 e l'acqua alta del 22 dicembre 1979, che per lungo tempo è stata la numero 2, prima che il 12 novembre scorso lo rimpiazzasse. Qui c'erano, questo era il piano dei gruppi elettrogeni, questo delle batterie. Non abbiamo misure di onde, non abbiamo misure di qualche cosa, proprio perché tutte le batterie, i gruppi elettrogeni, sono finiti in fondo al mare. Tuttavia, una cosa ha funzionato. Questo piccolo mareografo, che ha funzionato perché meccanico, sommerso dalle onde, ma fortunatamente parzialmente riparato da uno dei pali della piattaforma, ci ha fornito un diagramma che all'epoca io, scioccamente nella mia ignoranza, non avevo interpretato. Allora, questo è il tempo, ovviamente, questa è la marea in piattaforma e questa è la marea del Lido. Guardate il segnale molto rumoroso proprio a causa della mareggiata. Quando io sono andato quella volta a bordo e poi ho confrontato i diagrammi, mi sono arrabbiato, dicevo, accidenti di strumento, non ha funzionato a causa della mareggiata. Fortunatamente poi ho preso questo diagramma, l'ho portato allo Scripps Institution Oceanography, mi sono zompati addosso a Gigi, dove ho detto: Gigi, hai la prima evidenza mondiale del wave setup, ovvero sia dell'accumulo d'acqua sottocosta dovuto alle onde. Quello che vedete qui nel 79 è esattamente il contributo ondoso all'acqua alta di Venezia di quella volta lì. Beh, l'abbiamo imparato e quindi ecco il diagramma di nuovo che ho appena mostrato, altezza d'onda, le due maree, linea sottile, linea tratteggiata al Lido, in piattaforma e al Lido, e questa amplificata 10 volte per maggiore evidenza, quella, diciamo, la differenza. Quindi 30 centimetri, 25-30 centimetri acqua alta, quando ci sono grosse acque alte, sono dovute alle onde. Ovviamente parliamo un attimo, una giusta domanda, che scusate, mi aggiorno quei fogli per seguirlo. Una giusta domanda è: quanto buona era la previsione? Quanto sapevamo prima? Allora, quello che vi facciamo vedere in questo momento qui è la situazione alle 6 di sera, questa è l'Italia, questo è l'Adriatico, le frecce, questo è il vento. Ovviamente il colore è più scuro, un diagramma simile al precedente, e ecco la massima velocità del vento sotto la Dalmazia, ed ecco, eccolo qui la situazione prevista per le 6 di sera con la previsione fatta, eccolo qui, alle 00 a mezzanotte, diciamo un giorno prima. La domanda era: com'era la previsione per quest'ora fatta 2 giorni prima? Eccola qui a sinistra, in basso, e vedete che non c'è molta differenza. In alto a destra abbiamo quella fatta 3 giorni prima, e in alto a sinistra abbiamo quella fatta 4 giorni prima. È sufficiente? No, c'è di meglio. Quella in alto a destra, queste sono le due in basso che avete appena visto, quella a destra in alto è la previsione fatta 5 giorni prima, e quella a sinistra quella fatta 6 giorni prima. Anche 6 giorni prima vedevamo perfettamente la tempesta, solamente che era sbagliato, diciamo, l'orario, qui l'avevano anticipata e quindi alle 6 di sera il vento era già cambiato. Ma anche quella volta il servizio di previsione delle maree del comune, col quale interagiamo moltissimo,
si era precipitato da noi e dice: ragazzi, fra 6 giorni sta arrivando il finimondo. E avevano ragione. Un'altra maniera di vedere, non fatevi spaventare dal numero di righe, tutte le cose che sono complicate in effetti spiegate sono semplici. Questa è la previsione fatta il 28 alle 00, come si vede qui, per il 29 alle 10, per questa previsione col picco delle 6 di sera del 29. La linea colorata è la previsione normale. Il punto base è che tutti i centri previsionali non fanno solo una previsione. I modelli sono sempre sbagliati un po'. Possono essere sbagliati o per la fisica e le equazioni, o semplicemente perché la condizione meteorologica che ci viene passata non è corretta. Allora la domanda è: se cambio un po' la situazione, cambia molto la mia previsione, allora si fanno vibrare, per così dire, la situazione iniziale, si fa vibrare il modello, si fanno 50 previsioni alternative, quello che poi si chiama ensemble e di cui parlerà brevemente Marco dopo. Vedete che in ogni caso, più o meno, non c'era dubbio che tutti i modelli indicassero che stava per arrivare il finimondo. E questo, diciamo, è un grosso punto di sicurezza della previsione. Questa è la previsione fatta il 26, vedete, e anche qui, con più o meno, certamente si vedeva che qualcosa stava per arrivare. Ovviamente più si va vicino alla data, allora, diciamo, al giorno fatidico, più precisa è la previsione. Ma già uno, 3-4 giorni prima, si mette in allarme e fa tutto. Questa è quella del 23, quindi stiamo parlando di 6 giorni prima, ed vedete che la cosa è molto meno precisa, che certamente c'era già qualche indicazione che qualcosa stava per arrivare, anche se non era chiaro cosa. Quindi la gente drizza le orecchie e sta molta attenzione. Questa è la, eccola qui, contemporaneamente questa è la previsione che facciamo, una delle previsioni di onde che facciamo, e diciamo è disponibile anche in internet o per le precisazioni, c'è tutte quelle nostre previsioni, i dati sono disponibili. E questa è la previsione fatta il 23, se non sbaglio, vediamo 29, 28, 27, 25, 24, 23, sì, il 23, e vedete che già per il 29 era prevista una bella mareggiata di 5 metri. Poi, man mano che passano i giorni, la previsione diventava sempre più evidente, finché 2 giorni prima avevamo chiaro che arrivavamo a 6 metri, come eccolo qua, l'ultima previsione, quindi non c'era dubbio. Qui vedete il periodo dell'onda, questo è il livello di 10 secondi, questa è la tipica 10 secondi la mareggiata di Scirocco, che sono su onde lunghe sui 100-120 metri, e questa è la direzione 315, non so se si riesca a leggere, nord-ovest, cioè vento di Scirocco che viene da sud-est. Quindi come previsioni andavamo benissimo. Allora, vediamo di nuovo questa qui. Eccola qua. Adesso torno indietro di una. Questo in piattaforma abbiamo un mare di sistemi di misura delle onde, abbiamo 3-4 sistemi diversi. Attenzione, questo sembra una cosa fantascientifica, ma è molto semplice in effetti. Questa è una maniera di rappresentare la direzione e l'intensità dell'energia. Qui siamo il polo di riferimento al centro del, questo vedete scritto, modello. I colori indicano la direzione delle onde, quindi verso nord-ovest abbastanza. La posizione radiale indica la lunghezza d'onda, ma non occorre parlarne. I colori, ovviamente, l'intensità di energia. Quindi è una maniera di rappresentare la distribuzione dell'energia delle onde sul mare. Quello che vedete a sinistra, in corrispondenza, è il sistema che è stato misurato. Non il sistema, la misura della stessa situazione fatta in piattaforma. È un sistema molto speciale che è stato inventato nel nostro istituto dal Vise Benetazzo. È fatto con una visione stereoscopica con 2 telecamere, molto sofisticata. E vedete che anche qui avevamo
l'immagine dell'energia prevista. Quindi le due cose coincidono. Che cosa è successo? È successa una cosa molto particolare, che qualche giorno dopo ci ha telefonato un amico fisico dell'Università di Padova, il quale gestisce dei sismometri, e mi ha detto, Gigi, dice, eccoli qua i diagrammi dei due sismometri in alto, blu e rosso, dice, guardate, dice, i terremoti che ci sono stati in corrispondenza della mareggiata. Prima che qualcuno si preoccupi, sono microterremoti inavvertibili da parte dell'uomo, ma rilevati da parte degli strumenti. La cosa mi ha sorpreso fino a un certo punto. La cosa è molto nota sulle coste pacifiche degli Stati Uniti, in particolare la California e l'Oregon, perché hanno grandi mareggiate e hanno anche dei sismometri. Il fenomeno si verifica quando ci sia anche un'onda riflessa della costa che torna verso il largo. Ma a me sembrava strano perché la spiaggia del Lido ha una tale pendenza molto morbida che non vedo come un'onda possa riflettersi. Tuttavia, torno indietro, se guardiamo, mentre noi davamo per scottato, vedete che c'è l'energia qui a destra nel modello WOM, solo in una direzione, le misure davano, oltre al mare verso nord-ovest, anche un mare verso sud-est. Questa piccola zona blu in basso a destra dello spettro è semplicemente l'onda riflessa. Ma la verifica l'abbiamo avuta perché allora, se l'onda ha 10 secondi, ma sono come quando due macchine sull'autostrada a 100 km l'ora, una vanno una verso l'altra a 200 km l'ora. Così le due onde da 10 secondi che vanno una verso l'altra danno un segno, si incrociano ogni 5 secondi evidentemente, e allora facendo l'analisi di questo pezzo qui, che è esattamente la parte finale del 29 della parte del sismometro in alto, facendo la distribuzione dell'energia è venuto fuori esattamente il picco sui 5 secondi, cosa che è prima volta che è mai avvenuta in Italia. Nessuno lo sapeva, è stata una novità assoluta. Ma la domanda ancora è, come fa a esserci un'onda riflessa? Beh, esiste il metodo sperimentale, siamo andati in spiaggia ed ecco la spiegazione. C'è questa duna artificiale che viene fatta saggiamente per riparare le capanne che sono dietro. Quando il mare si alza, il mare arriva alla duna, le onde salgono questo scivolo e tornano indietro, ritornando verso il largo. È un fatto abbastanza controintuitivo, antintuitivo, che un'onda possa andare contro le onde principali, contro il vento, ma è una cosa che avviene e di cui abbiamo la dimostrazione. È stata una delle cose più belle di questa mareggiata. Passiamo. Qualche altra curiosità, domande da parte di qualcuno? Massimo? No. Ma io sento silenzio. No, vai avanti, ci stiamo ascoltando religiosamente. D'accordo, grazie. Allora, parliamo del 12 novembre. Vediamo che cosa è successo il 12 novembre, che si è rivelata la mareggiata numero 2, l'acqua alta numero 2 per Venezia. Allora, parto da un'immagine grande di tutto quasi il Mediterraneo, per la ragione che vi ho detto prima, perché va sempre inquadrata a livello internazionale, quindi bisogna dire di dove parliamo. Se si parla di Adriatico, non tutti sanno dove sia, ma c'è un'altra ragione più sottile. Vi dicevo prima che nel 12 novembre scorso siamo stati assolutamente sfortunati. Tutto è andato storto per rendere le cose peggiori. La prima cosa che è successa, eccola qua. Cos'è questa? Vediamo di nuovo il Mediterraneo. È la, diciamo, l'anomalia di pressione atmosferica, ovvero sia di quanto mediamente in novembre la distribuzione della pressione atmosferica era diversa dalla media del periodo. Il blu significa depressione, sulla scaletta a destra vedete le depressioni 5, 10, 15 ectopascal, o se volete chiamarli millibar,
E a destra il rosso è l'eccesso, e allora vedete che la situazione all'epoca era caratterizzata da alta pressione sull'Atlantico, alta pressione a destra sui Balcani e da una depressione violenta sul Mediterraneo, centrata proprio sull'Italia, sulla parte alta dell'Italia. Allora, ai miei tempi, alle elementari, non so se ancora adesso, si insegnavano i vasi comunicanti. Se io ho due vasi comunicanti e su uno spingo con una pressione maggiore che sull'altro, l'acqua si sposta e va sul vaso dove la pressione è minore. Così, in questo caso, l'acqua, siccome la cosa è durata molto, l'acqua dell'Atlantico si è riversata attraverso Gibilterra nel Mediterraneo, alzandone il livello. Qual è stata la conseguenza? L'immagine che vedete adesso può essere complicata al primo momento, ma non lo è. Allora, nel 1897 hanno fatto la media del livello dell'acqua a Venezia, questo qui dello zero, zero mareografico, ZMPS. Quello era il livello del mare rispetto a Venezia, si è fissato al 1897. Cos'è successo in questi 123 anni? È successo che Venezia sprofonda, il mare cresce di livello, e allora Venezia attualmente, eccola qui, è 34 centimetri più bassa. Questo è il livello medio attuale ed è la ragione per cui le acque alte sono più, diciamo, numerose di una volta. Ma è successo di peggio per la pressione che vi ho detto, chiamiamoli i vasi comunicanti, i due vasi comunicanti sono il Mediterraneo e l'Atlantico. Siccome noi eravamo in depressione, tutto il Mediterraneo si è alzato di altri 23 centimetri. Per cui la media dell'acqua durante il mese di novembre era a 67 centimetri, il che, guardando la linea tratteggiata ondulante, che è la marea astronomica, vedete che una normalissima marea portava già le acque alte ripetute in quei giorni. Poi la linea blu invece è la marea meteorologica, e vedete che ha fatto il suo contributo, non è stato eccezionale, però è avvenuto in coincidenza della marea astronomica. Per cui le due cose si sono sommate e siamo arrivati qui. Non solo, c'è stato un altro fattore, e questo è stato quello che ha fatto i disastri locali. Questa che è la L126, è la depressione classica del Mediterraneo, con il vento di Scirocco qui sull'Adriatico, ecco l'Italia. E poi c'è stata questa piccola depressione, 127 sono numerate, out of the blue cosiddetta, proprio dal nulla. Era prevista, tenete conto, questa è la traiettoria di quel minimo, chiamiamolo anomalo, che ha fatto nelle ultime 12 ore del 12 novembre, e queste sono le previsioni fatte 1, 2, 3, 4 giorni prima. Quindi la previsione c'era. Qual è stato il quid? Il quid è questa bellissima immagine fatta da Jacopo Chiggiato, se ben ricordo. Questa a sinistra col bollino grosso blu e la linea era la traiettoria del minimo previsto nelle previsioni meteorologiche. È chiaro che noi dipendiamo completamente dalle previsioni meteorologiche, perché se queste sono buone, facciamo delle buone previsioni, se sono sbagliate, si sbaglia. Allora, il minimo, noi sappiamo che questa è la laguna, questo è il Lido, e il minimo sappiamo che è passato praticamente su Malamocco. Lo sappiamo perché? Perché abbiamo le misure frecce bianche, in piattaforma, al Lido, a Venezia e in questo caso a Chioggia. E non c'è dubbio che questo indichi la presenza di un minimo che si spostava da sud-est verso nord-ovest. Ora, mentre era in basso c'era il vento da nord-est di Bora, quando è passato è subentrato il vento da sud-ovest. Eccolo allora il picco ultimo, molto rapido, delle ultime cose. E guardate qui stava già accennando a raggiungere il massimo, poi è arrivato il vento, ha dato l'ultima botta di 30-40 centimetri.
ed è successo, eccolo qua. Attenzione, non fatevi confondere da questi diagrammi, la questione è molto semplice. Se guardate la linea scura con scala sinistrica, indica la direzione da cui proviene il vento. Eccolo qui, questo è sul fondo è l'ora, 18, 19, alle 20. Guardate come cambia la direzione finché si porta da sud-ovest. Guardate il minimo di pressione, eccolo qui. Questa è la scala di destra, dell'air pressure. Passato il minimo, ecco il vento che viene appunto da sud-ovest ed ecco quel picco spaventoso di vento che ha fatto quello che ha fatto, anche qui sui 100 km l'ora. Ormai ci siamo abituati, eccolo qui, quello che è successo, una delle immagini che abbiamo, perché c'erano onde di un metro e mezzo, in bacino, abbiamo ancora fatto il conto ma si può fare, poi c'era il vento, c'era l'acqua alta e quindi tutto quello che è successo. Questa è stata la sfortuna massima del 12 novembre. Eccolo qui l'ultima cosa su quell'acqua alta, eccolo, l'acqua alta spinta da Chioggia verso Venezia si è accumulata in fronte a San Marco con 1,89 m, mentre la parte nord di Venezia, diciamo, non riceveva questa ondata ed era sui 20 centimetri più basso, quel 1,73 m misurato la misericordia, non è contemporaneo 1,89 m, c'erano 20 centimetri di differenza fra i due bacini e questo giustifica, le leggi dell'idraulica dicono che 20 centimetri di differenza portano 2 metri al secondo di corrente, i 2 metri al secondo di corrente che si sono trovati in tutti i canali che collegano il sud col nord di Venezia e che in particolare via Garibaldi, che mi piace dire che la nemesi storica si è ripresa quello che era un canale poi interrato dall'uomo, se l'è ripreso completamente e quel video che molti di noi hanno visto di 2 metri al secondo di corrente in via Garibaldi, l'acqua dalla zona dove era più alta cercava disperatamente di andare a nord dove l'acqua era più bassa. È stato un bel lavaggio di cose. Questo è, diciamo, a titolo informativo, come si manifesta l'acqua alta, diciamo, in giro per Venezia. Questa è la, dunque, in alto a sinistra, voi forse non potete leggerlo, questo è un livello di marea di 90 centimetri, vedete che praticamente c'è solo Piazza San Marco, ma già a 1,20 m, vedete la parte blu, quanto è una cosa. 1,50 m, eccolo qua, praticamente tutta Venezia, poi 1,80 m, praticamente tutta Venezia, eccetto le parti più recenti e sotto. Tenete conto, l'ultima volta siamo arrivati in pratica a 1,90 m. La domanda è se di molte persone che mi chiedono, ma tutte le acque alte una volta non che Gerard? Allora, prima di tutto, come vi ho detto, Venezia è sprofonda. Nel XX secolo abbiamo perso solo per il mungimento l'acqua dalle falde di una decina di centimetri. Tenete conto che nel XX secolo Venezia ha sprofondato per conto suo, indipendentemente dall'acqua, 1,3 m, cosa che sta facendo anche adesso, e che il mare cresce 1,3 mm all'anno, anzi sta accelerando, attualmente siamo sui 3,5. Questo comunque, vedete, questa è una targa in giro per Venezia, che io non dico mai dov'è il posto, perché ho sempre paura che qualcuno se la vada a prendere. Venezia era stata, qui c'è questo gioiellino della correzione della C per la parola acqua, dovuta al fatto che lo scalpellino era veneziano. Venezia nel 15 gennaio 67 era entrata a far parte dell'Italia solo da 4 mesi, lo scalpellino ha scritto la veneziana, il famoso Podestà Bembo, quello che vediamo in tutte le targhe dove per l'interamento dei canali, l'ha fatto correggere. Non è stata la prima. Questo è un quadro del 1850, questo è un quadro del 1825. Ragione per cui voi pensate che dal 1825 il mare è cresciuto circa 25 centimetri, Venezia è sprofondata circa 30-35 centimetri, quindi se tanto mi dà tanto, vedete che anche quella volta non eravamo distanti dai valori attuali. Quindi le acque alte
diciamo, c'è un cambiamento climatico, ma le acque alte non sono dovute a quello. Questo è il mio indirizzo email, se chiunque può fare domande adesso, mi pare che siamo bene nei tempi. E pure scrivetemi se volete, rispondo volentieri passando articoli. O tenete conto che proprio con tutto, come un prodotto di istituto, non mio né di Marco, ma ne siamo parte anche noi, ma è proprio come quello che mi piace anche chiamare i smart team, proprio l'insieme di ricercatori di oceanografia di smart, abbiamo pubblicato due articoli che ritengo molto belli, uno sull'acqua alta del 2018 e l'altro, pubblicato proprio due mesi fa, sull'acqua alta del 2019. Sono esaustivi, spiegano il perché, ci sono tutti i diagrammi e tutto quanto. Quindi se qualcuno lo vuole mi scrive e glielo mandiamo il PDF. Se c'è qualche domanda, altrimenti io lascerei la parola a Marco. Vieni, Marco. Sì, chiederei anch'io se c'è... Prima di completare la presentazione, ovviamente con quella di Marco, se ci sono già domande o chiarimenti o cose che volete sapere. Io non ho problemi, perché domande semplicissime, perché capisco che... No, io ne ho diverse che sono davvero semplicissime, ma che credo molti si pongono, ed è all'interno di questo quadro, qual è il ruolo che ha avuto in questi anni la gestione della laguna, no? Quindi i fenomeni dalla manutenzione di lì alle bocche di porto, ai canali. Allora, guarda, è una domanda che tutti i veneziani si pongono ogni volta. Allora, ti confesserò una mia colpa. Bisogna stare molto attenti con le statistiche. Io sono vecchio, basta dire in che anno mi sono aggregato a Dismar, ed è stato il 1969 all'istituto. Nel 66 c'è stata la grande acqua alta, ce n'è stata un'altra nel 67, ce n'è stata un'altra nel 69, contemporaneamente allo scavo del canale dei petroli. Anch'io quella volta avevo detto, guarda, hanno scavato il canale, guarda cosa succede di acque alte. E sembrava inevitabile, non è vero. Poi sono sparite. Il canale dei petroli può accelerare un po' l'ingresso di marea, ma sempre state le misure, da che abbiamo misure in piattaforma e Punta Lido che esiste da molto tempo, la marea in laguna non è molto diversa, un centimetro o due da quello che c'è in mare. Ovviamente il canale, scavare dei canali comporta un cambio delle correnti, tutto quanto, ma se ci focalizziamo sulle acque alte non credo che la gestione della laguna abbia avuto un'influenza fondamentale, ecco, se soprattutto quello. Poi ci sono altri aspetti ecologici, tutto quanto, ma esulano dalla chiacchierata di oggi, direi. Grazie. Ci sono altri chiarimenti che volete? D'accordo, passiamo a Marco allora. Allora, passiamo a Marco. Grazie. Prego. Sì. Allora, cambiamo presentazione. Vediamo se... questa un attimo la stavo presentare però ditemi se si vede o quando incomincio a vedersi. Benissimo. Si vede? Perfettamente. Perfetto. Allora, la mia presentazione in realtà sarà molto più breve di quella di Gigi e sarà una piccola parentesi per cercare di spiegare un po' come funzionano i modelli di previsione dell'acqua alta che sono attivi a Venezia. Allora, prima di tutto faccio una presentazione della sede di quella che è ISMAR, che è parte del CNR, del Centro Nazionale delle Ricerche. La sede principale di ISMAR, che è appunto l'Istituto di Scienze Marine,
è a Venezia, ma ci sono altre 5 sedi, come vedete, a Napoli, a Roma, a Lerici, a Bologna e a Trieste. E siamo 114 ricercatori e ci occupiamo non soltanto ovviamente di previsioni della quarta, ma di tutto quello che concerne, diciamo, l'oceanografia, quindi sia aspettate, ecco qua, ho fatto una piccola lista, quindi sia l'oceanografia fisica e biogeochimica che appunto l'oceanografia operativa come previsione della quarta o altre cose, e monitoraggio di osservazioni, geologia marina e altri insomma aspetti di, sempre che riguardano l'oceanografia sostanzialmente. Allora, venendo alla quarta, riassumo qui un attimo quelle che sono le cause della quarta, che sono la marea astronomica, che è appunto dovuta al moto del Sole e della Luna e della forza gravitazionale del Sole e della Luna, il contributo meteorologico, che è dovuto al vento e alla pressione atmosferica, e poi ho messo anche la pioggia, perché in realtà non è una causa, ma spesso è considerata come una causa. E la pioggia nel nostro caso è trascurabile, dato che la laguna è aperta al mare. Se la laguna fosse chiusa ci sarebbe un piccolo contributo dovuto anche alla pioggia, che sarebbe si dovrebbe calcolare nel modello, ma per adesso per noi insomma è trascurabile. E la marea astronomica. La marea astronomica, appunto, come vi dicevo, è dovuta al moto alla forza gravitazionale del Sole e della Luna. E essendo appunto dei moti periodici, anche la marea astronomica è periodica ed è quindi prevedibile, facilmente prevedibile. Qui sotto vedete ad esempio quello che è un calendario con la marea astronomica, in cui si vede la marea astronomica predetta per tutto il mese, e ci sono dei calendari che la predicono ovviamente per tutto l'anno o anche per l'anno prossimo. Ovviamente c'è un errore anche in questa previsione, nonostante sia un moto periodico, non si riesce a prevedere alla perfezione neanche la marea astronomica, però questo errore non è molto grande alla fine. Quello che effettivamente porta l'errore della previsione delle maree è sostanzialmente l'errore che c'è sul vento. Questo è l'effetto del vento, qui sotto vedete il vento. Le freccette rosse sono il vento misurato da satellite in una tipica situazione di acqua alta per Venezia. Quello che Gigi spiegava prima, qua c'è lo scirocco che soffia verso l'Alto Adriatico. E l'effetto del vento si può intuire molto bene, qua a sinistra l'ho schematizzato, sostanzialmente il vento soffia e quindi spinge l'acqua verso la parte opposta della provenienza del vento. E questo fenomeno ovviamente dipende dal vento, quindi il vento, come sappiamo bene, è un fenomeno non periodico assolutamente, e quindi questo comporta una previsione molto più difficile del vento. E infine c'è il fenomeno della pressione atmosferica, che è quello che Gigi prima vi ha anche accennato, e io qua ho cercato di spiegarvelo con l'immagine di una persona che beve attraverso una cannuccia. Cioè, quello che si fa con la cannuccia è diminuire la pressione all'interno della cannuccia, e in questo modo il liquido sale attraverso la cannuccia. La stessa cosa avviene in grande scala, ovviamente, e con la pressione atmosferica. Dove c'è una pressione minore, l'acqua tende a salire, mentre dove c'è una pressione maggiore, la pressione spinge l'acqua verso il basso, quindi l'acqua tende a diminuire, quindi si crea una differenza di livello nelle zone dove la pressione è minore rispetto alle zone dove la pressione è maggiore. Allora, questi fenomeni, la marea astronomica, il vento e la pressione atmosferica, devono essere considerati quando si fa una previsione del livello della marea. Allora, la previsione dell'acqua alta, che viene effettuata ufficialmente al centro maree, che è il CPSM del Comune di Venezia, utilizza dei modelli di previsione che si possono dividere in statistici e modelli deterministici.
Noi come CNR collaboriamo ad un modello deterministico che è operativo al centro Marei. Allora, incominciamo con i modelli statistici. Questo è un esempio di un modello statistico. Intuitivamente è abbastanza facile da capire. Il modello statistico guarda, diciamo, alla storia passata, anche per parecchi anni, di alcune variabili che potrebbero essere correlate con il livello da predire. E ad esempio la pressione atmosferica, il vento, il livello stesso. E tutte queste variabili sono misurate per vari anni. Il modello statistico cerca una correlazione tra queste variabili e la variabile che deve prevedere. E quando trova appunto dei coefficienti di calibrazione, si dice, il modello è calibrato per prevedere questa variabile, quindi il livello marino, per alcune ore in futuro. Quindi in pratica sfrutta la storia passata fino agli ultimissimi dati per prevedere qualche ora in futuro. E quello che fa il modello deterministico, non spaventatevi, qua vi ho messo l'equazione semplicemente per farvi capire che funziona con delle equazioni matematiche, è molto più complesso. Praticamente ci sono delle equazioni dei fluidi, il modello considera tutti i campi di, ad esempio, del Mediterraneo, tutti i campi di pressione, di vento all'interno del Mediterraneo e esegue praticamente questi conti, queste equazioni, migliaia di volte. Come le esegue? Questa, ad esempio, è il Mediterraneo ed è la griglia di calcolo del modello deterministico nel Mediterraneo. Il che vuol dire che praticamente il modello deterministico, questa non si vede molto bene, ma è una griglia formata da migliaia di triangolini molto piccoli, che sono più fitti dove a noi interessa avere più risoluzione, tipo in Adriatico. E sostanzialmente il modello deterministico risolve quelle equazioni in tutte queste migliaia di nodi ogni secondo, praticamente ogni volta, quindi sono tantissime operazioni, un calcolo molto, molto pesante che ovviamente ha bisogno di un calcolatore. Poi esiste anche una griglia per la laguna di Venezia, che qua si vedono meglio i triangolini, e appunto il modello viene fatto girare anche su questa e risolve appunto le equazioni su ogni nodo di tutta questa griglia. E quello che abbiamo alla fine è la previsione del livello dove vogliamo noi sostanzialmente. Allora, apro una piccola parentesi, quali sono le forzanti, noi diciamo, cioè i dati che noi diamo al modello per funzionare. I dati, come vi dicevo prima, il modello ha bisogno del vento e della pressione, e il vento e la pressione vengono forniti da altri modelli che sono i modelli meteorologici. Questi sono i modelli che sostanzialmente ci fanno le previsioni del tempo. Questi modelli possono fornire il vento e la pressione su tutto il Mediterraneo, ad esempio. Ovviamente hanno degli errori. E dopo, ovviamente ci sono anche delle condizioni al contorno, diciamo, cioè delle condizioni al lato della griglia, dove la griglia confina con l'Atlantico. Noi dobbiamo comunque avere qualcosa da imporre che noi prendiamo da dei modelli che sono dei modelli globali, che girano sono dei progetti europei che fanno girare questi modelli. Infine ci sono dei dati osservati, c'è tutta una centralina di dati osservati di livello, sia in piattaforma acqua alta, sia all'interno della laguna e sia in Adriatico, e questi dati possono essere utilizzati eventualmente per dare un'ulteriore correzione a quella che è la previsione del modello. Allora, qua vi faccio un esempio, questo è un esempio di, adesso avete visto quello di Gigi, quindi vi siete familiarizzati un po' forse con queste curve. Questo è un esempio di previsione in un caso non di acqua alta, ma un caso normale, diciamo, di acqua normale. E questo è il 20 maggio, questo è il 19 maggio, quindi questo è un giorno di previsione. E i pallini rossi sono il livello effettivamente misurato.
la linea blu è invece quello che aveva previsto il modello. Come vedete non coincidono, il che vuol dire che il modello appunto ha un errore, commette un errore. Dopo non so se vedete, ma in verde c'è la marea astronomica, che come vedete è molto periodica e come vi ho detto prima è facile da prevedere. E quella invece in nero è appunto il contributo meteorologico, quello dovuto al vento e alla pressione, che come vedete è estremamente non periodico e difficile da prevedere, anche se qua in realtà c'è un giorno normale, quindi è molto basso, è poco influente. E questa qua è la previsione futura, quindi qua ci sono 3 giorni di previsione, e il livello totale è il livello astronomico sommato al livello dovuto al contributo meteo. Sostanzialmente così, sommando questi 2 contributi, noi abbiamo il livello previsto, che è quello blu. Allora, come vi dicevo, ci sono questi errori del modello, che il modello commette degli errori, è dovuto appunto agli errori sulle previsioni meteorologiche sostanzialmente. Questi errori si possono, si può cercare di stimarli con dei metodi di ensemble, come ha mostrato prima Gigi. Sostanzialmente cos'è che si fa? È analogo all'idea del battito d'ali della farfalla, che forse qualcuno di voi avrà sentito, no? E piccole perturbazioni del sistema possono indurre grandi cambiamenti. Quindi, come qua si vede, piccole perturbazioni iniziali alla fine, a lungo andare nel tempo, divergono e vengono fuori molte previsioni diverse. Questi metodi vengono utilizzati molto per stimare appunto gli errori del modello. E infine, concludo per mostrandovi l'effetto del vento in laguna, che in realtà ve l'ha già mostrato Gigi, mi sembra. Questo è un vento da sud-est che arriva in questa direzione e, come vedete, spinge l'acqua verso l'acqua. Il livello in questo caso dell'acqua va da 1 metro a 1,60 m ed è rappresentato con i colori, e qui è più alto, quindi il vento in questa direzione spinge l'acqua verso diciamo Marghera, qua la zona, e invece fa diminuire l'acqua nella laguna nord, ad esempio qua è uno zoom di Venezia. Ecco, io ho finito, questi sono il mio indirizzo email e quello di Gigi, se avete delle domande o comunque se volete fare delle domande adesso sulla mia presentazione o anche su quella di Gigi, che è qua, insomma, siamo qui. Grazie, grazie davvero, è stato fatto straordinariamente chiaro. Chiederei come al solito se ci sono domande da segnalare sulla chat, e riprendere un attimo ovviamente per riflettere. Aspettando di vedere cosa succede sulla chat, avevo comunque... Ah, ecco qua, Elisa Calla. Prego, Elisa. Sì, eccomi. Ho una sono Elisa Cagliari, CMCC e University College London. Ho una domanda sia per Gigi sia per Marco. E dico subito che sono una scienziata sociale, quindi potrebbe essere una domanda un po' ingenua. E volevo chiedervi come mai l'evento dell'anno scorso dell'acqua alta avesse colpito così tanto e così drammaticamente Pellestrina, soprattutto. E legato a questo, una cosa che mi aveva molto colpito dalle testimonianze degli abitanti, quelle che rilasciavano sostanzialmente i TG alla televisione, è che dicevano che in un certo senso fosse colpa del MOSE, che il MOSE aveva reso una situazione già drammatica ancora più grave. Allora mi chiedevo quanto questo fosse un pregiudizio o se in realtà ci siano comunque alcune questioni legate alla gestione della laguna, anche con riferimento al MOSE. D'accordo, allora rispondo io, grazie. Allora, del MOSE ne ho sentite dire di cotte e di crude. Non è che io condivida il MOSE, i costi, abbiamo tutto. Però come funziona, come principio funziona, e non c'è, ci sono grandi ragioni perché abbia fatto, è stato incolpato di aver fatto sparire
i cefali da dove una volta c'erano. No, non, proprio non c'entra niente tutto questo. A Pellestrina, quello che è successo, quello che è andato a Pellestrina, ho sentito anch'io i racconti di San Piero e Pellestrina. Lì è semplicemente passato quel minimo spaventoso che vi ho accennato prima, e per cui il vento, ho sentito le testimonianze di gente che ha detto c'era un vento enorme da una parte, poi calma e poi di colpo un colpo di vento dall'altra parte che ci ha battuto per terra. Cosa sia successo tridimensionalmente? Perché il vento noi lo guardiamo come un fatto, scusate la parola, bidimensionale. Il vento è tridimensionale, ci sono correnti discendenti, qualcosa. E il problema veramente è stato il vento quella volta, quel minimo di pressione che è passato più ad est di quanto fosse previsto. E questo, se la previsione, come ha detto Marco, la previsione meteorologica è sbagliata, sbagliamo anche noi. Marco sbaglia le previsioni dell'acqua alta, io sbaglio le previsioni delle onde. Ma quindi quello è un fatto contingente della situazione molto particolare, che dipenda dal MOSE, no, proprio di no. C'è anche una domanda di Paolo Mozzi. Sì, buonasera a tutti, io sono Paolo Mozzi, Dipartimento di Geoscienze, Università di Padova. E io ho una domanda che mi è venuta in mente sentendo parlare adesso di Pellestrina, e poi un'altra cosa, se posso, un'altra informazione. Non c'è problema. E dunque, la prima è rispetto al 66, quando, se non sbaglio, a Pellestrina, a San Piero in Volta, c'è stato il sormonto delle onde dal mare verso la laguna, sì. Cosa che non si è verificata durante questi ultimi due eventi. Allora, sì. La mia domanda è, le onde, l'altezza delle onde durante l'evento del 66 era comparabile a quelli più recenti? C'è stato un innalzamento evidentemente delle difese che hanno protetto? Ecco, però volevo capire qual era il rapporto con l'altezza delle onde, se era paragonabile o no. Certo, io ho fatto varie volte la presentazione del 66, quelle immagine delle, di quelle due onde che, con le due persone che sono là in alto e che poi un attimo dopo non ci sono più, è eccezionale. Allora, allora, l'acqua alta, non, le onde non possono essere state più alte quella volta lì. Cioè, molto semplicemente, le onde massime dipendono dalla profondità. Su una profondità di 10 metri, la massima altezza d'onda significativa è il 40% della profondità. E la singola altezza d'onda dell'onda non può essere più alta del 70%, tre quarti della profondità. Quindi, se anche al largo ci sono onde alte 20 metri, quando mi porto sui bassi fondali, questi derivano. Ovviamente, quando, come nel 66, c'è stato 1,90 m di acqua alta, evidentemente le profondità aumentano, il livello del mare è più alto, le onde sono più alte e quindi possono andare su. Una cosa che non si sa ancora, quanto sia stata il livello dell'acqua davanti a Pellestrina quella volta. Perché per quel wave setup, la parola che ho citato prima, l'accumulo d'acqua sotto costa, quella volta abbiamo solo i dati a Venezia, i dati in mare non li ha nessuno, la piattaforma non esisteva, la piattaforma è stata creata, l'istituto è stato creato proprio a causa del 66. Il LIDI, le mareografi del Lido, nessuno fa vedere le immagini dell'epoca. Ma dopo il 66, gli ultimi 200 metri di tutte le sei dighe foranee, Lido, Malamocco e Chioggia, non esistevano più. Il faro del Lido era un faro in mezzo al mare. Quindi la mareggiata è stata molto violenta, ma non ci sono dati. Ma è molto probabile che sulla diga del Lido o sulla spiaggia davanti a Pellestrina il livello del mare sia stato molto più di 1,94 m. C'è stato forse anche due metri e mezzo, proprio per l'accumulo d'acqua sotto costa. Adesso sono state rinforzate tutte le cose e quindi quelle cose non sono successe. Ma la mareggiata del 66, preciso una cosa, la tempesta del 66 è stata molto, molto più intensa, sia di quella del 2018 che del 2019. Siamo su un altro livello. Solo che questa volta sono successe delle cose particolari. Nel 2019, il 12 novembre scorso, c'è stata quella bassa pressione
che ha fatto l'Acqua Alta a Venezia, ma in piattaforma ne abbiamo fatto qualcosa di meno. È successo qualcosa di più complicato, adesso non è possibile spiegare in due minuti, ma il 66 è stato un disastro, poi l'Acqua Alta è durata per 36 ore, è stata una... Siamo su un altro livello di cosa. Se queste le ultime sono le tempeste dei 50 anni, quella è stata la tempesta dei 200 anni, dei 300 anni, insomma. Possiamo discutere su queste cose qui, ma no, è molto diverso. Bene. Qual è l'altra domanda? Intanto ringrazio anche per la chiarezza dell'esposizione a tutti e due i relatori, è stata veramente esemplare. E l'altra domanda è una domanda molto generale che si riferisce a un dato che lei ha fornito parlando, volevo essere sicuro di aver capito bene. Noi sappiamo che a Venezia c'è circa 1,3 mm di innalzamento relativo del mare e in tempi, diciamo, degli ultimi 1500-2000 anni, di matrice geologica per abbassamento della superficie, diciamo, per subsidenza. E parlava di del tasso di recente di sollevamento del livello del mare, quindi un sollevamento eustatico, se ho capito bene, attorno ai 3 mm all'anno attuali, che mi sembra una cosa altissima, volevo semplicemente sapere di più se era un qualcosa di espansione termica o quale... Il mare è cresciuto per tutto il XX secolo, è cresciuto di 1,3 mm all'anno, proprio in tutto il mondo, quindi non c'è discussione. Negli ultimi 10-20 anni sta accelerando e le ultime cifre danno 3,5 mm. E c'è anche un tasso stimato. Tutte queste sono misure anche da satellite. Sono precisissime e stimano che entro 20 anni si arrivi sui 6 mm all'anno. Okay. Ed è un prodotto, come ha detto lei, sia di scioglimento dei ghiacciai che di quello che la gente ignora molto spesso è il riscaldamento dell'oceano e quindi l'espansione dell'acqua. Quindi alla fine entriamo nel... Questo peso d'acqua occupa un volume maggiore. Basta un'espansione di un milionesimo su 4.000 metri di profondità sono 4 mm. Quindi entriamo nel capitolo del cambiamento climatico in qualche modo, anche non volendo, però ci si va, ecco, questa era la... L'aumento del livello del mare, sì. Invece lo sprofondamento di Venezia, 1,3 mm all'anno, non è Venezia, è tutta la Val Padana. Tutta la Val Padana giace su 700 metri di sedimenti geologici che geologicamente si stanno compattando, non c'è niente da fare. Grazie. Prego, volentieri. Grazie mille. Sì, questo tocca poi un altro tema, infatti su cui penso molti si pongano delle domande, cioè come sta evolvendosi lo stato delle previsioni di lungo periodo, no? La capacità di prevedere nel lungo periodo l'evoluzione di questi fenomeni che riguarderanno la città. In questo caso abbiamo visto previsioni che tipicamente lavorano sul breve periodo, no? Ma immagino l'ISMAR ha molto lavorato anche su aspetti di lungo periodo che sono venuti fuori esattamente in quest'ultima discussione. Ma, diciamo, non siamo specializzati sul lungo periodo, però l'informazione è molto disponibile. Temo di dover rispondere come un politico, dipende. Dipende semplicemente da cosa l'umanità sceglierà di fare. Accettata la variabilità fra modello e modello, perché anche lì, tutti, come ha detto Marco, i modelli sono delle approssimazioni alla realtà, quindi possono prevedere che cosa succederà nei prossimi 60 anni, ma tutto dipende da quanta CO2 immettiamo nell'atmosfera e quindi che riscaldamento facciamo e quindi quanto si scioglieranno i ghiacciai. C'è gente che parla che nel 2100 avremo 60 centimetri d'acqua più di adesso. Ed è una cifra possibilissima. Dipende, però, se invece l'umanità decide di cambiare metro e produrre meno CO2, la curva rallenta. Vorrei precisare una cosa a questo punto. Non è che, per esempio, se domani basta, non producessimo più CO2, la situazione si congelerebbe. La Terra non è in equilibrio termico. Data la CO2, la Terra si deve riscaldare e l'equilibrio termico della Terra con la CO2 attuale mi pare che sia circa un altro grado in più dell'attuale. Poi se continuiamo ad aggiungere CO2, chiaramente diventa sempre di più.
Comunque, se qualcuno, non ho pensato, diventava troppo complicato, dico una parola difficile, la curva di Keeling. La curva di Keeling è quella famosa del Mauna Loa, della CO2 in cima al vulcano delle Hawaii. È bellissima. Guardare quella che va negli ultimi anni, c'è il picco primaverile, notevole che sia il picco primaverile e poi diminuisce nella stagione autunnale. Perché? Perché semplicemente la maggior parte delle terre emerse nell'emisfero boreale, cioè il nostro, e in primavera la natura si risveglia e produce tutta la CO2 di questo mondo. Quest'anno il picco manca, c'è, ma è molto aggettato. E l'unica ragione che mi viene in mente sono gli aerei. Gli aerei e la circolazione di macchine che non hanno buttato giù CO2 negli ultimi mesi, negli ultimi due mesi. C'è un cambio drastico, andate a vedervi, curva di Keeling, Mauna Loa, lo trovate subito in internet, è macroscopico il cambiamento che c'è da proprio quest'anno ed è... Penso che qualcuno nelle compagnie aeree non sarà contento perché è macroscopico l'effetto. Potranno dire che sono anche le macchine, però vabbè, la CO2 che immettiamo con i mezzi di trasporto è lì. Quest'anno c'è proprio la prova del 9, se vogliamo. Questo è proprio il fatto climatico e per il futuro dipende da cosa faremo con la produzione di CO2. Non dipende da noi singoli, anche se quando prendo la macchina me ne vado in alpago per fare la camminata, il mio piccolo contributo lo do anch'io e bisogna accettarlo. Prego. Se posso di nuovo intervenire, questo solleva poi, muovendo dal pianeta al locale, un tema che è tornato ad esempio nella ricostruzione che sta facendo il nostro collega Pietro Modeo dei rapporti fra scienza idraulica e governo della città e della laguna nella storia di Venezia, no? Che era un tema assolutamente straordinario. Visto dal punto di vista della scienza, il rapporto in questo momento col governo della città e della laguna è un rapporto possibile, felice, che deve evolversi, cioè questo è un altro aspetto ovviamente molto importante, no? Quindi che rapporto c'è in questo momento fra scienza e governo della città? Il nostro rapporto con la parte tecnica del comune è ottimo, cioè, come diceva Marco, i modelli di previsione glieli abbiamo forniti noi, glieli ha forniti Marco, glieli ha forniti Gerd Mundisser, Christian Ferrarin. I modelli di onde li abbiamo forniti io, Alvise Benettazzo, Francesco Barbariolo, Luciana Bertotti. Cioè la parte tecnica non c'è problema. Poi i rapporti con la parte governativa non esistono. Abbiamo visto le reazioni del sindaco che rappresenta la volontà della città di ricominciare subito con... tutto. Ah, per proposito, guardate, è stato pubblicato ieri, proprio abbiamo ricevuto l'annuncio, un bellissimo articolo che chiunque può leggere sulle variazioni della laguna negli ultimi tre mesi analizzando delle foto da satellite. La torbidità della laguna e tutte le strisce, il movimento e tutto quanto. Pubblicata su una delle migliori riviste di remote sensing, cioè di rilevamento da satellite, è stato pubblicato proprio ieri. Se qualcuno, ripeto, se qualcuno ci scrive, gli posso dare tutte le indicazioni dove trovarlo, o vi giro l'articolo, perché gli autori ce l'hanno girato proprio ieri. Lo commentavo proprio ieri sera con uno degli autori. Molto bello, molto indicativo. E cosa ci dice? Ah, ci dice che la torbidità dei canali è diminuita proprio a causa della diminuzione del traffico. E diciamo che usa delle tecnologie molto sofisticate per dare una delle verità che sono ovviamente scontate. Che il moto ondoso dei canali sia diminuito, l'abbiamo visto anche con i diagrammi del comune. Il comune ha un mareografo, diciamo, in Canal Grande, uno alla Misericordia, uno da un'altra parte. E se guardando il diagramma di questi mesi si vede benissimo che il moto ondoso è diminuito, è chiaro.
Io quando mi facevo una corsetta al mattino ho visto un'anatra nel canale della Misericordia, il video con quattro anatre in canale grande perché non c'è moto, la natura invade, certo. Poi quella che sia la parte, diciamo, economico, gestione politico-economica della città, noi siamo completamente, diciamo, staccati da questo. Chiara Mangozzi chiedeva, e anche io l'avrei chiesto, potete mettere sulla chat un riferimento a questo articolo in modo che tutti i partecipanti possano facilmente farlo, se lo avete... Andrea, puoi farlo tu? Sì, lo faccio io. Vedo che è già uscito da Mauro Bastianini, peraltro, un riferimento, immagino che sia questo, Science Direct Com, articolo. Sì, non sì, credo visto, che sia. Già, perfetto. Mauro Bastianini l'ha già. Grazie, Mauro. L'ha già messo. Massimo, io avrei una domanda. Please. Buonasera a tutti, intanto grazie per avere, anch'io mi accodo ai ringraziamenti assolutamente di Paolo Mossi per la semplicità e la chiarezza con cui avete esposto. E a proposito di semplicità e chiarezza, mi chiedevo, abbiamo parlato del rapporto con la parte tecnica e con la governance, e invece il rapporto con la comunità com'è? Cioè, quando si dice portare la scienza fuori, tutta questa narrativa, il MOSE, non MOSE, considerazioni varie, non è vero, non ci sono le variazioni ambientali, eccetera, eccetera, quindi... Come si può portare, e attraverso che vie, università, enti di ricerca, questi temi in maniera chiara per informare la comunità, in maniera appunto semplice, renderla consapevole, quindi avere anche più senso critico, non dico per le scelte quotidiane, se non politiche, insomma, come portare la scienza fuori in maniera così efficace? La domanda, diciamo, è una domanda a lungo termine che si sono chiesti molti. Se la scienza non deve essere, diciamo, nel tuo piccolo regno privato, in paradiso, distaccata dal mondo, no. Beh, noi ogni tanto facciamo anche delle conferenze al pubblico, sono sempre aperte, e come avete visto oggi cerco sempre di farlo molto comprensibili, insomma. Ogni tanto scriviamo sul Gazzettino, anche se non c'è mai stato chiesto o cosa del genere, di scrivere che il MOSE non ha conseguenze, diciamo, di un certo tipo. Su queste cose bisogna sempre andare molto cauti, perché una parola poi viene usata nelle maniere più così. Certamente, diciamo, sarebbe auspicabile una maggior comunicazione con la popolazione, da noi il fatto viene spesso discusso, e ci vorrebbe un ufficio pubblico di qualche cosa, però diciamo che le nostre informazioni, le nostre cose sono disponibili a tutti, sono in rete, sono le previsioni, tutto quanto. Sono Angela forse ha fatto lei la parte, diciamo, di gestione con la app o quelle cose lì per tutte le previsioni, i dati in piattaforma, le webcam della piattaforma sono gettonatissime per vedere lo stato del mare e tutto quanto. Portare il know-how alla popolazione non è facile, perché sono due linguaggi diversi, però diciamo che una delle cose che pensavamo di fare recentemente, stiamo avendo un workshop d'istituto proprio per focalizzare con tutta l'Italia, le 5-6 sedi di tutta Italia, 5-6, e la comunicazione anche qui a Venezia, dove il problema è più immediato, perché quello, come comunicare alle persone, vorremmo fare degli articoli più stesi sul Gazzettino, sempre che il Gazzettino sia d'accordo, ovviamente, perché dipendiamo sempre da quello. Non è del tutto soddisfacente, ma... No, ma noi come Accademia, come Università, insomma, ci poniamo la stessa domanda sempre, e l'idea, insomma, di questi seminari che Massimo, Shao, Lorenzo e tutti noi abbiamo voluto fortemente era anche appunto per questo, per allargare anche, come dire, abbattere un po' anche le barriere tra noi, no? Creare questo gruppo informale di condivisione. Uno sconosciuto, perché non è loggato, dice anche, suggerisce le passeggiate informali in laguna. Se non fosse, ecco, avrei detto che questo stesso suggerimento poteva venire anche da Massimo Varglien, perché era un grande fautore del andiamo nel posto, viviamo l'ambiente, spieghiamolo, de visu, con le persone, tra le persone. Non so, me lo sto chiedendo come dinamica, no? Come approccio. Quindi grazie per l'input anche in chat.
C'è anche Francesco Alvisi, che era lo sconosciuto della passeggiata, infatti, che voleva intervenire. Eccomi, buonasera a tutti. Scusate l'intruso, appunto, però visto che parliamo di questi temi di cui insomma mi occupo un po' da tanto tempo, tra l'altro ho collaborato anche con Gigi proprio a fare un'escursione l'anno scorso in Laguna sulla... al Lido per parlare di queste cose e, posso dare un piccolo contributo su questo. In realtà è molto importante chiarire nella comunicazione di temi scomodi, è importante secondo me portare non solo il contenuto del tema, cioè l'aspetto diciamo così informativo, ma è molto importante portare l'aspetto dell'approccio del mondo della ricerca ai problemi e ai temi. Mm-hmm. Perché questo fa capire come noi, che siamo persone come gli altri in realtà, abbiamo avuto una formazione che ci permette di affrontare i problemi in un certo modo, quindi in maniera critica, in maniera diciamo più possibile razionale, eccetera, e quindi che abbiamo imparato a gestire complessità, molte informazioni, eccetera, e che comunque noi facciamo un lavoro che prevede il fatto di capire come funzionano le cose, di provare a valutare i possibili scenari, eccetera, eccetera, ma non spetta a noi fare certe scelte, questo come ricercatori. E poi, secondo me, affiancare il proprio aspetto di cittadino, quando si parla con la persona o quando si propone un'attività, che può essere appunto anche questo messo in evidenza, cioè io come ricercatore faccio questo lavoro e posso avere questa idea, mi sono fatta questa idea, conosco queste cose, so che le cose funzionano così per tutta una serie di ragioni, come persona posso decidere di fare delle scelte in un modo o nell'altro che dipendono anche da altri aspetti, no? Che sono la mia esperienza di vita, le mie attitudini, eccetera, eccetera. Quindi in realtà necessita un po' di tempo questo dialogo, ma se si inizia un percorso di chiarezza, trasparenza, di mettersi alla pari, io ho visto che nella mia esperienza insomma paga sempre tantissimo. Certamente, hai perfettamente ragione. La cosa richiede molto tempo e molta dedicazione, molto tempo dedicato. Faccio un piccolo giochetto adesso di parole o qualcosa del genere, vi do un problema. Una delle cose che la gente accetta poco volentieri è che il suo ragionamento non sia corretto e noi siamo più bravi di lui. Negli anni 70 e 80 girava per Venezia un certo spagnolo, il quale contrastava la chiusura delle bocche, eccetera, eccetera. Adesso vi do un'esposizione che lui dava, molto convincente, vi premetto che è sbagliata, e voi mi dite dove è sbagliata. E la gente diceva, allora lui diceva semplicemente questo, il MOSE non potrà mai funzionare. Allora, dalla bocca di Porto, che è larga, diciamo un chilometro, profonda 4 metri, 2 metri al secondo, entrano 8.000 metri cubi d'acqua al secondo. Se io ne chiudo metà, evidentemente quel volume d'acqua deve entrare da metà bocca, quindi la velocità diventa 4 metri al secondo. Quando la divido ulteriormente per 2, diventa 8 metri al secondo. Divido ancora, diventa 16 metri al secondo. Non saranno 16, saranno 15, 14, ma è evidente che l'ultimo pezzo di Mose non potrà mai chiudersi, perché con quella velocità non si riesce a tirare su per galleggiamento una paratoia. Questo era il suo argomento, ed è sbagliato. Dov'è sbagliato? È fondamentalmente sbagliato. Vale la giustificazione che ho una laurea in lettere, quindi non mi viene su due piedi la risposta. Ci ragiono. Ma no, beh, allora vi faccio l'esempio adesso che tu dici, ah, ma sì, se così fosse, come dice lui, apriamo il rubinetto a casa dell'acqua, man mano che lo chiudiamo, l'acqua dovrebbe aumentare di velocità. Evidentemente non è così. Qual è il quid per cui il spagnolo è sbagliato? Che diamo per scontato un'ipotesi che non è vera, ovvero sia che il volume d'acqua che entra debba essere sempre quello. Non è vero. Quello che è costante è la velocità dell'acqua, perché dipende dalla differenza di livello che in quel momento c'è fra fuori e dentro la bocca di Porto. Ovviamente
stringendo aumenterà un po', ma non è che si moltiplica in maniera inversamente proporzionale allo spazio che rimane. Alla fine sarà 2, 3, 3 metri al secondo invece di 2, 4 forse, ma non è. Questo è un tipico esempio dove non è facile spiegare alla gente. A me è capitato molte volte di discutere, c'è molta gente che si accetta, dice non so convinto. Quindi questa cosa di essere accettati da tutti bisogna farlo con molta modestia e molta diplomazia, perché altrimenti si interrompe il dialogo. Comunque siamo d'accordo che dovremmo parlare di più con la gente, esporre delle idee, esporre delle conoscenze. Certamente. Se posso così intervenire anche un attimo. Credo che alla fine il problema della comunicazione stia anche nel fatto che non si tratta semplicemente di condividere delle conoscenze o delle competenze di vario tipo, no? Diciamo, ma si tratta proprio del condividere anche diciamo, dei problemi che devono essere affrontati necessariamente da vari punti di vista, no? Abbiamo a che fare con problemi tecnici che a loro volta hanno, no, dei punti limite loro stessi, e abbiamo a che fare con una dimensione sociale e politica che entra in gioco per forza nel momento in cui riguarda una collettività che si pone delle domande, direi, che riguardano sia la comprensione, no, dei fenomeni, delle capacità scientifiche e tecniche che abbiamo, ma anche si pone delle domande che alle volte, no, sono proprio all'intersezione di vari punti di vista anche nell'ambito scientifico stesso. Per esempio nella presentazione di oggi diciamo, abbiamo colto, almeno ho colto molto io, il carattere di eccezionalità di quello che è successo recentemente, no? Era assolutamente sì. Però la domanda, diciamo, che è, diciamo, nel retro dei pensieri di molti cittadini veneziani, di molte persone, in che misura questa eccezionalità diventerà la regola a cui ci dobbiamo adattare? Non nel senso che le condizioni specifiche di quest'anno si ripeteranno statisticamente o tali e quali, ma ovviamente, no, nella connessione del fenomeno locale e le variazioni globali, no, del sistema Terra in cui ci troviamo. Quindi da quel punto di vista, diciamo, credo che non sia semplicemente una questione di competenze tecniche, scientifiche o quant'altro, ma sia anche all'interno del discorso scientifico quali sono i parametri e i punti di vista che vogliamo mettere in campo per affrontare la questione. E d'accordo. Ovviamente no. Allora, premetto che io non uso mai la parola eccezionale per una ragione molto precisa. Tante volte quando ci sono stati delle ondate, delle mareggiate, dei danni clamorosi a qualche parte, un giornalista mi ha chiesto: questo evento è eccezionale? Io rispondo sempre: mi definisca la parola eccezionale. Qual è la probabilità che questo avvenga entro quanto tempo? La ragione è molto semplice. C'è una legge italiana per cui se un evento è eccezionale cambia la legislazione. Quindi bisogna stare molto attenti nelle interviste a definire un evento eccezionale, perché cambia completamente la parte legale della faccenda. E io rispondo sempre: mi definisca la parola eccezionale. Cioè, che probabilità c'è che questo si presenti di nuovo in 100 anni? Quello che è successo il 12 novembre scorso sono condizioni, sono eventi diversi che sono successi. Che probabilità c'è che si di nuovo? Praticamente nulla, ma non esclude che ci siano altri tipi di fenomeni che portano allo stesso risultato finale come acqua alta. Cioè, distinguiamo fra la fenomenologia specifica di quello lì, ma non è che quelli siano tutti gli unici che possono portare una causa di acqua alta. Possiamo lavorare sulle statistiche di tutto. Tenete conto di una cosa che è il punto fondamentale: la distribuzione delle tempeste, chiamiamola così, grosso modo, non è cambiata. È cambiata certamente rispetto a 1000-2000 anni fa. Cioè, 2000 anni fa nella Libia c'erano le coltivazioni, c'era una città romana, ragazzi, nel mezzo, che adesso è nel mezzo del deserto. Insomma, le cose cambiano. Ma se le guardiamo un pochettino per quanto riguarda attualmente le tendenze alle tempeste, non è che siano cambiate. Però il punto è questo. Ha fatto un esempio poco tempo fa una persona. Dice: supponiamo di prendere misurare l'altezza della popolazione. Abbiamo 1000 persone che sono alte 1,80 m.
Poi abbiamo 100 persone alte 1,90 m, 10 persone 2 metri e uno alto 2,10 m. Se io li guardo da un muro che è alto 2,5 m, vedo solo il metro, 1,10 m. Se però il mio muro si abbassa e alzo anche le persone che rispondono a Venezia, vedo di colpo, con 10 centimetri più, non vedo più una, ne vedo 10. La realtà è che lo sprofondamento di Venezia e l'innalzamento del mare non occorrono più eventi proprio di quelli dei 500 anni per inondare Venezia. E bastano cose molto più normali, perché partiamo già da molto più in alto. Questa volta, questa tempesta ultima, il 12 novembre, non era eccezionale, ma siamo partiti da 67 centimetri più in alto di dove eravamo nel 1897. E quindi, anche come vi ho detto, anche se non veniva il vento, già con la marea normale eravamo a 60-70 centimetri in piazza San Marco. Quindi chiaramente noi ci portiamo verso una maggiore sensibilità. No, ci preoccupiamo di Venezia, ma le Maldive, per dirne una, stanno comprando terreni a Iosa in India, pensando di trasferirsi lì al massimo fra 100 anni o 200, perché il mare sta crescendo molto più rapidamente di quanto non lo abbia fatto negli ultimi 1000-2000 anni. Non so esattamente la storia degli ultimi 1000-2000 anni, certamente c'è stato alla fine dell'era glaciale un aumento molto forte, poi c'è una stabilizzazione. Adesso avremmo dovuto essere al picco climatico della linea glaciale, se non che l'uomo sta intervenendo con la CO2 e continuiamo a crescere. Però certamente il mare, teniamoci conto che a fine secolo potremo avere 60 centimetri più di adesso, 50-60 centimetri più di adesso. E questo la gente non se ne accorge, 3 mm all'anno non sono tanti, sono tanti. 3 mm e mezzo, che ci si aspetta che siano fra 20 anni 6 mm e mezzo all'anno. Sono veramente tanti. Si vedono le differenze di anno in anno. D'altronde basta guardare il numero di scalini che sono sotto acqua delle scalinate in Canal Grande dei vari palazzi, perché la gente non era stupida. Evidentemente quando li hanno fatti c'era 1 metro di differenza. Questo è. Bene. Su questa nota non ottimista, ma sull'ennesima, devo dire, straordinaria capacità di spiegare i problemi di Gigi e di Marco, credo di dover dire che abbiamo ampiamente superato quello che è il nostro tradizionale limite delle 6:30, e se non ci sono ulteriori domande particolarmente pressanti, credo che dobbiamo davvero ringraziare i nostri ospiti per un dialogo che speriamo continui molto a lungo. Grazie Massimo, e abbiamo dato le due email, in qualche maniera chi non l'ha presa giù può trovarla, ma comunque se ci scrivono non c'è problema a interagire, a rispondere a tutte le domande su quella linea che Francesca Alvisi di 10 minuti fa incoraggiava proprio. Certo, ringraziando voi vorrei anche ringraziare moltissimo l'ISMAR, che devo dire è testimoniare, è uno dei luoghi più accoglienti della città, dunque voglia chiedere aiuto, idee, contributi, è anche un luogo assolutamente straordinario. Grazie davvero. Grazie, e a prestissimo, speriamo. Grazie anche a Angela che ci ha aiutato a organizzare questo incontro, e grazie a tutti come al solito. Ci vediamo. Grazie.